Ciao ragazzi, qui è Marchettino e questo dietro di me è probabilmente il nuovo sogno erotico degli alfisti. E no, non parlo delle due ragazze dietro, ma parlo proprio della macchina. Andiamola a scoprire. Oggi sono al Salone Auto del Parco Valentino per farvi vedere in anteprima mondiale questa, la Mole Costruzione Artigianale 1. Che cos'è? Questa macchina non è altro che un Alfa Romeo 4C pesantemente ridisegnata. È una macchina nata in collaborazione tra la Up Design e la Adler Group. E oggi vi farò vedere gli esterni, gli interni e probabilmente ve la farò anche sentire in moto. Allora, andiamola a scoprire da vicino, perché se la 4C ha il look di una baby supercar, questa Mole Costruzione ha il look di una vera supercar. Guardatela com'è minacciosa e cattiva da vedere. Guardate questo muso così allargato e muscoloso. Guardando da qui davanti, da questa prospettiva, è veramente cattiva. Guardate anche che bello questo taglio del faro, che convoglia anche l'aria, quindi anche una funzione aerodinamica. Bellissima, io questa macchina la adoro. Stilisticamente parlando, non troviamo più elementi stilistici della 4C. Possiamo trovare elementi come ad esempio il diffusore preso dalla Giulia Quadrifoglio, però per il resto è una macchina completamente nuova e completamente ridisegnata. E a guardarla ci rendiamo conto che è una macchina veramente imponente. Già la 4C originale non è una macchina piccola, basti pensare che questa rispetto a una 4C è ben 30 cm più lunga, 6 cm più larga e 2 cm più alta. Ha delle dimensioni veramente enormi. Molto bella anche questa copertura del vano motore, che crea un effetto vedo non vedo. Posso intravedere la scritta Alfa Romeo e sotto la copertura non troviamo nulla di nuovo, perché il motore, i quattro cilindri turbo della 4C è sempre lo stesso, è rimasto invariato, così come la potenza e le performance della macchina. Molto bella anche questa presa d'aria, che non ha solamente una funzione estetica, ma aiuta al motore a pescare molta più aria fresca. Io più la guardo questa macchina più mi piace. Bellissimo anche questo colore, che permette di risaltare molto bene le linee di questa 4C artigianale. Allora, siamo all'interno dell'abitacolo e vi voglio mostrare anche gli interni, perché rispetto alla 4C gli interni sono cambiati molto. E devo dire come primo commento che in termini di qualità l'azienda ha fatto un grande passo avanti rispetto agli interni stock della 4C, perché gli interni della 4C a me non mi piacciono, non trasudano qualità, mentre qui possiamo vedere pelle ovunque, anche sul tetto, veramente ottima al tatto, dà un senso di qualità, è veramente ovunque. Ovunque tocco possiamo vedere pelle alluminio, qui c'era la radio e sono state messe invece delle bocchette dell'aria, e possiamo vedere un sacco di carbone, come ad esempio la cellula della macchina è costruita interamente in carbone ed è una delle mie parti preferite della 4C. Allora ragazzi, vi ho fatto vedere gli esterni, gli interni, e ora non ci resta che sentire un pochino il motore.
Beh, che dire ragazzi, il sound c'è, il look c'è pure quello. Onestamente, se avessi una 4C mi dispiacerebbe trasformarla così. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!